Bene. Vai pure. Va bene, allora ricominciamo. Non so se siete tutti in sala perché non vorrei pescare qualcosa di qualcuno che si è andato a fumare una sigaretta, quindi non... Ma credo più o meno però che sia, meno guarda qualcuno qui. Arriva. Allora adesso io procedo così, cioè... Cioè io ne andavo anche quello. Ok. Tanto anche se lo leggo prima anche che cammini. Allora non lo pesco più. No, ma... Se... abbiamo, credo più o meno un'ora, non so. Io pesco quelli che posso pescare, diciamo che 4-5 sicuramente li pesco. Spero di trovare il contrastante tra loro. Allora io, per farvi un'idea in generale, vi chiedo di alzare la mano a tutti quelli che hanno scritto che è giusto mangiarli. Alzate la mano, devo fare un'idea generale. Dai, che sono due, non può essere, siete tutti antispecisti qua dentro, sono venuto a fare. Tre, tu è giusto? Io non so, anche giusto. No, vabbè, allora giusto? Solo voi. Chi ha scritto sbagliato? Allora, ci sono un sacco di mani non alzate. Chi non ha scritto niente? Ma noi siamo lenti. Beh, c'è una vinta media, non bisogna essere forzati. Giusto sbagliato un po' per un po', no? Cioè, qualcosa... io dico quello che scelgo io. Vabbè, peschiamo. Allora, vediamo. Aspetta, immagino che mi usciranno un po' di queste risposte non presuntuose. Avete preso la provocazione che era messa in mano. Scherzando. Allora, numero 19, ti vedo di riuscire a capire la scrittura, e che non è facile. Sono io, Leo, sono io. Mamma, dimmelo prima però. Allora, è ingiusto. Allora io lo leggo. Però, sì. Ma tu vai via, che vuoi? Non è che no, non capire. Azzotto. Allora, è ingiusto. La motivazione morale mi interessa solo fino a un certo punto. Tra parentesi, cioè quando devo giustificarlo ad altri, chiusa parentesi, il motivo per cui per me è ingiusto è che non uccidere, è che non ucciderei mai un animale con le mie mani. Allora, avete capito più o meno la cosa, cioè lei dice, io dico che è un problema morale soltanto quando devo convincere o parlare con qualcun altro, un potenziale oppositore. Però secondo me il vero motivo è che io non sono in grado di uccidere un animale con le mie mani. Vuoi provare a dire i motivi? No, allora diciamo che mi ritrovo un po' a quello che diceva Francesco, cioè non lo so se mi sentirei di dire no, assolutamente è così e non si discute. Diciamo che probabilmente rientro in quella enorme fetta di persone che ha sempre avuto una spiccata sensibilità per gli animali, però non ha mai saputo effettivamente che cosa indicava, che cosa voleva dire mangiarli. Sono cresciuta in una famiglia in cui si mangiavano animali, in cui era giusto ed era normale farlo. Poi ho capito che cosa ci stava dietro e allora ho detto no, ok, io però non mi sento di partecipare a quello che significa. Io adesso, il mio compito è provare, ogni volta che voi date una risposta, a dirvi quali sono i miei problemi che ci sono dietro. Quindi probabilmente dico anche alle stupidaggini, però vi dico. Secondo me i problemi che ci sono dietro alle risposte di Adele sono questi. Il motivo per cui secondo me è ingiusto è che non ucciderei mai un animale con le mie mani. Questa risposta implica il suo contrario, cioè che se sei in grado di uccidere un animale con le tue mani è giusto mangiarlo. C'è proprio la conseguenza logica. Diciamo in quel caso lo accetteresti. Ovviamente, come chiedevi tu, stringato al massimo. No, questo è il tuo momento per andare oltre la stringa, praticamente. Cioè, tu credi che se noi fossimo in grado di ucciderli con le nostre mani, cosa che sappiamo fare benissimo, te lo assicuro. Credo che in quel caso si avrebbe un tipo di società, un tipo di sistema completamente differente, quindi cambierebbero totalmente le premesse per cui dico, secondo me adesso è giusto. Quindi, cioè, per dire, se io mi trovassi sperduta in una foresta, vivessi in una società primitiva, nel senso comune del termine. Scusami, non va a momenti una donna meglio, ma meglio tirando il collo alla gallina riesce ad ammazzarlo. No, non parlo in senso fisico, in senso. No, non parla sempre. Parliamo una volta così non ci. No, secondo me l'hai detto bene. Ma cerchiamo di fare così, cioè che ci rispondiamo senza troppe. Sì, anche io.
problema di forza? No, 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 intendevo di forza fisica, assolutamente, no, nel senso che avendo visto come arriva nel mio piatto una bistecca, io non potrei mai spingere una mucca dentro un macello, prendere il coltello e scuoiarla, anche se fisicamente non ci metterei niente, ipoteticamente. Quindi no, non era una questione di forza fisica. Ma quindi non lo fai adesso perché hai un'alternativa, perché sei contro il sistema, perché se ci fossi invece tu e il coniglietto carino e fosse la tua unica fonte di cibo, tu lo faresti per sopravvivere. Se dici sì, vai bene. Sì, cioè, penso che in una situazione in cui o muoio di fame o mangio il coniglietto carino e batuffoloso, o sì, lo mangerei. Va bene, no? Ok. Sì. Allora, io dico secondo me quello che penso di questo tipo di risposta. Cioè, secondo me adesso levo due punti. Uno importante che va nella mia direzione e uno meno importante che potrebbe andare nella direzione contraria. E quello che va nella direzione contraria, lo ha detto, aiutami un'altra volta, Silvia. Cioè, conseguenza logica vuole che se uno, insomma, ha la sua campagna, diciamo, alleva qualche animale in modo estensivo, cioè che cresce in natura e tutto, potrebbe, se è in grado di farlo, uccidere e mangiarselo, ok? E l'altro lato è questo qua, cioè che lei dice abbiamo in qualche modo l'implicazione, abbiamo un sistema che ci permette di emanciparci da questa cosa, come dicevi tu, cioè noi abbiamo un'alternativa, no? Un'alternativa che possiamo definire meno violenta o parzialmente non violenta, che ci permette di non mangiare gli animali. Allora, secondo me è sbagliato dire che noi non li mangiamo perché non li uccidiamo con le nostre mani, cioè perché conseguenza vuole che se siamo contro la barriera di specie, per noi tutte le specie sono moralmente uguali, se io sono in grado di uccidere una persona con le mie mani la posso mangiare. Mi seguite nel discorso, senza inorridirmi. Quindi questa sarebbe una prima conseguenza problematica, perché oltre a indignarmi io per il maiale, mi indigna anche qualcuno di voi per gli umani, quindi ci indigniamo un po' tutti e forse eviterei di percorrere questa strada. L'altro motivo è questo, che parlare dei casi limiti ha una funzione, ma non deve essere il cuscinetto del terraggio di tutte le nostre colpe. Cioè, se noi vogliamo dire che ci sono dei casi possibili in cui saremmo costretti a fare due punti, uccidere una persona perché se no lo uccide a me, allora non significa che noi siamo a favore dell'omicidio, ok? Idem, se noi in certi casi abbiamo solo il coniglietto carino da mangiare, non significa che noi siamo a favore dell'uccisione del coniglio, significa che ci sono dei casi in cui la natura, la sorte potrebbe portarci a quello. No, ho fatto questa domanda perché so di alcuni scrittori che hanno scritto appunto che piuttosto che mangiarsi il brodo di pollo avrebbero preferito morire, cioè ci sono proprio persone che invece piuttosto preferiscono morire loro piuttosto che uccidere l'animale. Diciamo, qui si ritorna al discorso di quello che ti dicevo prima, cioè che cosa poi decido di fare io personalmente, lo scrittore che ti ho letto personalmente, poco importa, probabilmente io stesso avrei molti problemi a uccidere un coniglio per alimentare. Poi magari lo farei, non ne posso neanche parlare perché vado in giro in macchina, ho un guardaroba, cioè è l'ultimo mio pensiero sapere cosa mi succede all'isola deserta, però immaginiamo che io ci arrivo, magari arrivo a quella situazione lì, però i casi limiti devono avere una funzione, cioè stimolare il nostro ragionamento, ok? Però non devono essere un atto di paraculaggine, passatemi il termine, cioè siccome c'è qualcuno che vive in un caso limite, allora tutti ci mangiamo gli animali. Non solo noi abbiamo un'alternativa per farlo, ma, e qui rispondo a una potenziale sicuramente obiezione che arriverà tra i biglietti che pesco, noi possiamo vivere senza, nel senso che la natura è molto più intelligente di noi probabilmente e non ci ha fatti carnivori obbligati, cosa che invece ha fatto quei felini sono carnivori obbligati. Se noi fossimo qui a fare una scelta supererogatoria, io non sarei qui a parlare. Cos'è una scelta supererogatoria? Io pur di non mangiare qualcuno crepo. Okay. Noi non abbiamo questo livello, noi possiamo scegliere di non mangiarlo e non avendo problemi di carnivoro obbligato possiamo nutrirci con un'alimentazione vegetale. Se noi fossimo dei felini saremmo obbligati a mangiare carne, probabilmente non sarei qui a parlare, anche perché vi avorerei, quindi non è proprio il caso di cui vi volevo parlare. Se qualcuno ha qualcosa da dire su quello che ha detto Adele, ne discutiamo, se no pesco una seconda risposta. Pesco? Mi diverto un sacco. Allora, numero 11 è lunghissima, quindi chiedo all'11 di legge. Allora, 11 è, secondo me, giusto che l'uomo mangi. Sei tu? Ok. Leggi da loro. Secondo me è giusto che l'uomo mangi altri animali.
Facendolo non fa altro che rispettare le leggi dell'evoluzione naturale che governano l'universo dal Big Bang in poi. L'uomo animale, gli animali mangiano altri animali, il gatto, il topo, il leone, la gazzella. Tuttavia può esserci una scelta più giusta. È vero che l'uomo è animale, è anche vero che quello più sviluppato, con più potenzialità sia fisiche che mentali, è quello che ha detto appena lui adesso. L'uomo può scegliere, un leone no. L'uomo può sopravvivere senza carne animale. Scegliere di non uccidere animali o mangiarli è un'aggiunta, un traguardo, maggiore che non farlo. L'uomo sopravvive, l'animale pure. Allora, c'è già questo fatto la domanda e si è dato una risposta, ha fatto quel mal tutto. Io, e tra l'altro ha fatto un'ottima domanda e si è dato un'ottima risposta, però la domanda a cui tu non ti sei risposto completamente è quella dei meccanismi naturali, cioè perché dovremmo andare contro la natura? Questo mi potreste chiedere voi. No, cioè, se è naturale che io mangi un altro animale, perché dovrei bloccare la natura a un certo punto? Questa è la domanda che secondo me a un livello un pochettino più riflessivo uno può fare. La risposta è che abbiamo un'idea sbagliata di natura probabilmente, cioè per noi naturale coincide con buono in certi casi, con cattivo in altri, cioè quando è naturale prepara per una malattia la blocchiamo la natura, cioè andiamo all'ospedale a curarci immediatamente, quando è naturale mangiare un animale ce lo fappiamo. Quindi il problema è che noi, in che modo noi giochiamo col termine naturale e che idea abbiamo noi di natura. E l'idea che abbiamo è, in certi casi, quando ci conviene, l'idea di una primavera del Botticelli, tutto bello, tutto simpatico, tutti stanno bene. Poi in certi casi invece la natura è la carestia, la malattia che distrugge, che uccide. E in quel caso lì la natura diventa un pochettino più brutta. Allora, secondo me, una delle prime cose da fare è cercare emanciparsi dall'idea che tutto ciò che è naturale vada fatto, perché ci sono studi di più che autorevoli che ci dicono che anche il conflitto è naturale, e una naturale conseguenza del conflitto si chiama guerra, e una naturale conseguenza di questo ragionamento è che siamo fuori della guerra. Ora qua dentro magari c'è qualche guerra fondamentale, però la nostra, cioè non è strano, siamo in guerra attualmente con un sacco di paesi come italiani, quindi tutto sommato non sareste perfettamente allineati a sentire comune, cioè. Il fatto è che l'uomo è stato in grado di produrre anche degli ossimori che si chiamano guerre umanitarie. Non so se voi riuscite a capire il livello di crudeltà che si c'è lì dietro una cosa come la guerra umanitaria. Come se ti tiro un cazzotto, ti sfondo la mascella e ti dico che è perché avevi un dolore al dente. Cioè quella è la proporzione. Le crociate. Però dico, le crociate uno le parla sempre al passato. La guerra umanitaria è, oggi abbiamo Gheddafi squartato in prima pagina su tutti i giornali, quindi la guerra umanitaria è notizia di oggi. La crociata, almeno quello la Chiesa ha smesso di farlo, quindi voglio dire, concediamogli almeno quello. Quindi dico, l'idea di natura ha dei limiti. E l'altra cosa che diceva Giacomo, gli animali si mangiano, e quello praticamente vi ho risposto prima, cioè gli animali si mangiano quelli che sono obbligati a farlo. In natura esistono pochissimi casi, anche se ne esistono, sono per esempio onesto, di animali che scelgono di non mangiare più quello che in qualche modo era naturale per loro. Matteo per esempio ogni tanto fa l'esempio del koala, se non sbaglio, del pan, dell'eucalipto, non mi ricordo più, se vuoi dirlo tu cosa ci fai. Però ci sono dei casi in cui degli animali variano la loro alimentazione e non riusciamo a capire il motivo per cui l'hanno fatto, quindi magari certe volte la scelta non è una cosa solo dell'uomo. Però vabbè, ora c'è il punto che non esiste un'alimentazione naturale di per sé, ci sono diversi tipi di adattamento alle risorse che ci sono nell'ambiente. L'esempio del panda, se non lo immaginate, è un orso a tutti gli effetti, ha degli artigli immensi, ha un'altura immensa, uno stomaco che sarebbe proprio studiato, sembrerebbe studiato apposta per nutrirsi di carne, eppure non si nutre di carne, vedete tutti come è giocoso, sì. E questo a livello biologico sarebbe tecnicamente definibile un carnivoro, eppure non tocca carne. Poi ma è uno dei mille esempi. A prescindere dal panda, che mi sembrava un caso simpatico perché io non lo conoscevo, Matteo me l'ha detto da poco. Ma addirittura il panda, scusa, perché è simpatico, lo chiudo anche tu. In teoria non riuscirebbe ad afferrare, cioè gli verrebbe proprio più comodo azzannare con le zanne per catturare le sue prede. E non riesce perché non ha il pollice opponibile a prendere degli strumenti. E a livello evolutivo ha sviluppato proprio una protuberanza qui che fa da sesto dito. Quindi se tu guardi un panda è come se avesse sei dita visivamente, non le ha, perché in realtà questa parte
della mano che è cresciuta al punto per aiutarlo ad afferrare le cose per cibarsi. In questo caso è interessante, no? Non sappiamo perché fa. Però, dico, noi possiamo anche ragionare un po' di più su perché l'abbiamo fatta noi. Poi dico, la domanda è già una domanda lecita, è la classica domanda della natura. Alcuna risposta c'è. Non so se ora qualcuno di voi vuole o ha fatto qualcosa di simile. Ok. Francesco? No, volevo fare una domanda a proposito, perché mi è venuta a scusare. Però, finisce pure il discorso, la faccio dopo. No, intanto non ho niente da dire. Se tu mi parli del fatto dell'essere felino, è necessariamente un predatore. Non è che è necessariamente un predatore, non è necessariamente un predatore, se non mangia carne muore, un'altra cosa. Poi gliela puoi dare anche scatola, un'altra cosa. No, ok, perfetto, stavo parlando del fatto che mangiare carne. No, è carnivoro obbligato significa che in qualche modo gli deve arrivare la carne. Poi se l'è presa lui, poi gliela vado a comprare io in macelleria, però se la deve mangiare. Mi sto stimolando anche potenziali obiezioni, sto proprio graziando, mi sto dando tutti gli elementi di risposta. Rispondi in questo caso sono per sera. Da considerarsi carnivoro oppure onnivoro? Comunque che non c'è un carnivoro, un onnivoro e spacca, un vegetariano, non esiste per natura, ok? Esistono, cioè immaginarcelo come una forma di vita che è predisposta a nutrirsi di una cosa è errato dal punto di vista biologico. E quello che puoi immaginare è... No, beh, il punto è che sono agevolate nel alimentarsi... Sì, però non è che... Parlare di un animale come onnivoro, come carnivoro, come vegetariano porta, per i ruminanti, porta a immaginare che sia fatto così per natura. Mentre in realtà la natura di per sé non è che ti fa così. Potremmo immaginare per assurdo in migliaia di anni delle mucche che si trovano in un contesto in cui c'è scarsa erba addominale, si sviluppano delle mutazioni, per cui una mucca ha, poniamo un articolo, e con quell'articolo riesce a uccidere per caso un uccellino, lo mangia, poniamo che, e vedi che inizia a mangiarlo, cioè non che inizia a mangiarlo perché, però a livello di mutazione, di adattamento, questo accade. Il panda, per esempio, è una delle forme di vita in cui stiamo vivendo una transizione particolare, perché biologicamente sarebbe un carnivoro, ma non lo è. Non lo è per abitudine, quindi probabilmente si sta selezionando da solo verso altre dimensioni. Pesco? No, era questa la domanda, per l'appunto. La domanda di risposta era che non è un predatore, quindi la tua domanda no, è una... No, la domanda okay. È però sbagliata. Ok. Lo aggiungo a tutto. Ma non ci fa niente. No, era semplicemente per dire diciamo su quel discorso. Tu parlavi del fatto che sono gli animali che sono giustificati ad essere carnivori. Non sono giustificati, cioè qua non si parla di giusto o sbagliato, si parla che se non mangiano muoiono in quel modo lì. No, lui ha però detto che un animale che è in teoria. Ma il panda non è un carnivoro obbligato, il panda è un onnivoro, quindi può mangiare tutto, ma non deve mangiare tutto. Il gatto se non mangia la carne muore. Qui no, c'è lui parlava del fatto che un onnivoro carnivoro sarebbe una denominazione che viene fatta dall'uomo per stabilire semplicemente le abitudini di quello che vuole. Sì, però per quanto noi possiamo dire delle cose convenzionalmente, il gatto crepa proprio. Certo, lui sta parlando del gatto, cioè di come gatto domesticato. Io sinceramente tutto questo discorso che approvo, io sinceramente non mangio carne, non ci siamo. Sì, no, ma non è che noi siamo nel circolo testimoniale. Era semplicemente per dirti che a un certo punto l'ambito della scienza è così ampio, è così sfaccettato che anche poi dare una risposta scientifica a delle cose per me risulta, sinceramente, io come percezione, non perché voglio una argomentazione così valida da poter essere imposta, mi sembra a volte un po' una forzatura, non so come dirlo. Cioè, no, infatti io non... tutta la scienza. Quello che ti ho detto, infatti, che ho detto stasera sin dall'inizio è qui non si parla di scienza, si parla di morale. È stata la premessa di tutta la serata e la mia premessa principale è stata che io la scienza non sono manco di esatto, allora ti davo ragione questo caso. Ah, beh, quindi poi magari, non so, quello che ti posso dire per la mia poca esperienza è che noi siamo in grado di nutrirci in un certo modo, il gatto non lo può fare, nel senso che sta male, ha delle carenze significative. Sì, no. No, però c'è da dire una cosa molto importante. Quando noi parliamo, diciamo, no? Così dice che l'essere umano può vivere senza la carne, no? È la stessa cosa come il gatto. Io che conosco, io poi conosco, ci sono degli studi, ci sono delle persone che hanno allevato animali vegetariani, animali completamente vegetariani. Io non sono d'accordo ad allevare un animale vegetariano, e comunque sia c'è da dire che il gatto, la pentola è quella di mangiare la carne, ovviamente.
c'è da dire una cosa, che un gatto può vivere senza la carne, perché il problema non è la carne in sé, è la vitamina B12. Beh certo, ma io non mi stavo addentrando nel discorso, la stavo brutalizzando. Può vivere senza la carne se riesce ad assumere una quantità di vitamina B12. No, diciamo, nella B12 si trova nei derivati, quindi è un altro problema. Sì, quindi là è prima, però beh, quello era un argomento, diciamo, un pochettino più là non mi sono spinto. Cioè, il vegetariano è una cosa, il vegano è un'altra cosa. Il vegetariano può vivere senza carne senza integrare, nel senso che se mangia derivati con giusta periodicità, all'interno ci sono tutte le proteine che ci sono nella carne animale e quindi ci siamo. Il vegano no, deve integrare con la vitamina B12. Ovviamente la vitamina B12 che non è sintetizzata in modo animale, ma è sintetizzata in modo vegetale, se no certo, sì. Il cane si morderebbe la cosa. Cioè diciamo che se volessi essere erbivoro. Cioè è un brutto termine erbivoro, mi sa di giraffa, vegano. No, proprio no, proprio perché no? No, è dire, cioè. Scherzando. Dovresti vivere solo di mangiato le erbe. Quello che hai mangiato lì? No, solo di erbe. Solo di erbe. Ma quella è erba, ti va, è elaborata, ma è erba. Però se non ci cessi. Se non mi introduco aziende, ma non sono le erbe. Allora, è come se io ti dicessi, se tu ti mangi soltanto sedie muori, cioè qui non dobbiamo giocare a mi mangio una cosa per crepare. No, no, cioè, però qui c'è un'alimentazione codificata che se te la mangi e la segui bene, stai appunto, bene. Perché te lo se mangi solo erbe nel senso che vai a ruminare nel prato. No, no, se cresci, hai se cresci, nasci, se nasci, da quando nasci, cresci, inizi a mangiare solo erbe specifiche, quindi non per erbe tipo quando parlavi di tipo alghe, tipo erbe, che ne so, e cose del genere, hanno delle vitamine, delle proteine. Certo. Gli enzimi che se tu, il tuo corpo ha un metabolismo di un certo tipo ce la fa. Ma questo perché hanno fatto degli studi sopra e poi ho letto che se mangio quel tipo di erbe messo insieme a quel tipo di erbe posso dire però se io senza studio tipo avessi detto no perché non voglio essere carnivoro, voglio mangiare l'erba per cavoli miei, non perché sono degli studi, cioè. Come farebbe un animale, l'animale non c'ha il pensiero, quindi io metto le sue pensioni l'animale. No, questa te la riterei, cioè l'animale il pensiero ce l'ha. Bisogna vedere quanto ce l'abbiamo qua dentro. Però non ha libero arbitrio dell'animale, non è che puoi decidere io posso. Allora, facciamo una cosa, scomponiamo le domande, se possiamo ascoltiamoci tutti. Qua sono emerse due cose. Una che tu hai detto, l'animale non ha il libero arbitrio, e secondo me non hai idea di cosa sia il libero arbitrio, perché non cambia essere animali o umani, non è una questione delle tue scelte. Il libero arbitrio è se sei determinato o no, cioè se il destino esiste oppure no. Il libero arbitrio è questa la questione, se sei determinato a fare domani qualcosa indipendentemente che tu lo scegli, quindi se tu sia porco o che tu sia uomo, la determinazione non compete alle tue scelte personali. Tu libero arbitrio intendi sei in grado di scegliere o non scegliere. No, oltre a quello, cioè non ho libero arbitrio nel senso che io non posso fare un programma di quello che non è che è ricato, esatto, non è che scegliere, penso, scegliere. Domani andrò a fare quello, domani. Ok. Allora, mentre lei diceva probabilmente è più istintuale che altro l'animale. Sì, sicuro, infatti okay. Sono lontano per esempio da delle piante che sono delle nozze. Allora, io quindi rispondo in questo modo. E vi rispondo come l'uscito per una questione di correttezza, come risponde Derrida, cioè l'animale che cazzo è? Cioè l'animale, vi rendete conto quante specie animali ci sono in questo mondo? Sì o no? Cioè vi rendete conto che parlare dell'animale è una cosa aberrante? Cioè come se dicessero l'uomo, capite quante cose ci sono dietro l'uomo? C'è Francesca, c'è Giovanna, c'è Giacomo, c'è Flaminia, c'è l'individuo. L'animale non è niente, è un modo stereotipato attraverso cui noi descriviamo una categoria che non conosciamo e che accorpiamo in modo coatto. Quindi l'animale non lo so cosa fa, potremmo riuscire a capire cosa fanno i singoli animali, ma l'animale stiamo parlando di centinaia di miliardi di specie, non è che io ti dico che fa l'animale. Okay? Detto questo, poi se vogliamo entrare nello specifico, e questo è un classico, è riuscire a capire che tipo di cognizione abbiano gli animali, cioè se sono in grado di scegliere o non scegliere o di programmare i loro progetti del giorno dopo. Ora, non so quanto sia importante che lo sappiano fare, perché ti potrei fare casi di umani che non lo sanno fare, ok? No, ma no, di malati mentali, cioè di persone che hanno patologie gravi e che non sono autocoscienti, non hanno stati mentali, non hanno una teoria della mente. Quindi stiamo parlando di classi di individui con patologie che non riescono a fare esattamente quello che dicevi tu, mentre ci sono delle scimmie tra i primati come il bonobo, i scimpanzé, i gorilla che riescono a fare proprio quello che dici tu. In alcuni casi questi animali hanno imparato il linguaggio degli esseri umani, hanno imparato le lingue dei segni
sono stati in grado di fare quello. Quindi c'è un mondo sommerso dietro la parola animale. Io comincerei intanto a chiamarli al plurale, animali, e già gli stiamo dando il beneficio dell'inventario, perché l'animale cos'è? Non lo so, l'animale, l'umano, non ho idea. Gli animali sono un'altra cosa, sono frammentati in miliardi di specie. Sì, ma quello che dicevo io è che, cioè, mentre se io mangiassi l'erba, è facile dire, secondo gli studi, un animale... Non ho capito dell'erba, però io prima ti ho fatto l'esempio di Plutarco e Pitagora, che studi non avevano fatto e sono campati tranquillamente. No, nel senso che tipo i felini non è che fanno lo studio su quello che devono mangiare, che vanno a leggere i giornali. Cioè loro quello che si trovano davanti, mi dico, come è stato detto che i felini devono forza mangiare la carne se non muoiono. Non è che prima la scelta di non aspetto, vado a vedere se prendo le vitamine, come mi fa con cino in farmacia. Non farlo. Ecco, questa tua constatazione è finalizzata a quale pensiero concreto? Che se io mi mettessi nella stessa condizione del felino, quindi senza fare gli studi e iniziare a mangiare l'erba che mi cresce sotto casa, morirei. Perché non ho la coscienza di dire no, devo mangiare la carne, mi integrare con le vitamine, devo mangiare un po' di proteine. Certo. Allora questo è l'esempio salto che ti ho fatto prima dei casi limite, cioè occhio al cuscinetto caso limite, perché voglio vederti andare in giro a mangiare le erbette tutta la vita senza pensare mai a niente, perché a quel punto lì perderesti proprio la cognizione di cui prima ti vantavi, e a quel punto lì il discorso si è morso la coda da solo. Ora ammettiamo che tu sia in un mondo possibile in cui gli umani girano e si mangiano le erbette senza fare nient'altro. Francamente, probabilmente che scatterebbero dei processi evolutivi come quelli che ti ha descritto Matteo, per cui a furia di morire probabilmente sviluppate un certo tipo di modo diverso di adattarvi alla natura. Però ti ripeto, siamo qui, le erbette ce ne sono tante, siamo in... il problema, io prima ho letto la descrizione del grattacielo di Horkheimer, sperando di avere davanti delle persone emotive, e immagino che qualcosa ve l'abbia suscitata. Cioè il problema è questo, l'etica si occupa, sì, è vero, anche delle cose come dovrebbero essere, ma innanzitutto ha una funzione pratica, cioè è sempre banalizzo per... c'è un mondo schifoso in cui le cose vanno male. Ora noi possiamo metterci lì e parlare di tutte le condizioni possibili immaginarie in cui le cose potrebbero andare in modo diverso, in cui tu mangi le erbette, in cui io volo col deltaplano, in cui lei ha un fenicottero rosa, e in cui lei anziché mangiare le erbette va in giro a raccogliere le prugne, ok? E lo potremmo fare, però in questo momento non c'è. Delle guerre umanitarie in Nord Africa, ci sono i mattatoi in cui stanno morendo degli esseri coscienti che hanno la stessa capacità di soffrire che hai tu, identica, cioè hanno terminazioni nervose, cioè non è che non soffrono. Quindi stiamo parlando di una constatazione di fatto in cui c'è un mondo che non va. Ora, se l'uomo è davvero quest'essere con una cognizione superiore rispetto agli altri, ha un obbligo, che è quello di risolvere lo schifo che ha fatto lui, e non di pensare ulteriori situazioni possibili in cui lo schifo è andato in un altro modo e tu mangi le erbette, ma non perché non sia giusto. No, no, ma è per il caso limite, però non dal punto di vista dell'uomo, dal punto di vista del felino. Cioè il caso limite non era dal punto di vista dell'uomo che va. Guarda, al felino gli possiamo fare una telefonata, però è difficile riuscire a capire che cosa penserebbe un felino del prendere le pasticche oppure no. Quello che so non è... può pensare, quello non può, quindi... E la domanda te la faccio io, ma tu che ne sai che un gatto non pensa? Ma soprattutto che ne sai che io penso? Noi pensiamo perché... Perché? Ci sono varie ricerche, il fatto che io quando... Citamene una. Nel senso che io sto pensando a cosa mangerò domani, cioè faccio questa la non è una ricerca, qua mi stai dicendo che tu pensi a quello che fai. No, sto secondo banale, però le ricette non sono, te posso menzionare, però ci saranno un sacco di... ce ne sono un sacco anche sui felini, e io te le menziono. Ci mandano i segnali, ma tipo... tutte le ricerche sui felini del mangiamento umano sono fatte sui felini, tra l'altro. Esatto. Lei ti ha dato anche una grande verità. Però se stiamo dando quindi va a pensiero, non è lei che va a pensiero. No. Cioè nel senso che se io prima andare a dormire penso a quello che devo fare domani, io sicuramente non ci penso, non penso. Perché, no, ma la mia domanda è, ammettiamo pure che il felino non pensa a quello che deve fare domani, perché al contrario di te tuo non è inserito in una società di merda in cui domani devi sapere esattamente quello che devi fare, perché devi guadagnare, devi campare. Ammettiamo pure che il felino non lo fa, ma tu che ne sai, gliel'hai chiesto? E questa è la mia, guarda che non è banale quello che ti sto dicendo. Tu che ne sai se un felino non pensa, non ha una rappresentazione della realtà, non ha degli stati mentali, perché ce li ha e gli studi ci sono. Ma ammettiamo che non ce li abbia, ok? Anche andando incontro alla tua. Ma tu che ne sai? Perché tipo, allora se messo in un allevamento un felino, tipo, se lo sto allevando in una certa condizione, allora, il felino tipo dovrebbe uscire di casa e dire no, io adesso faccio un'altra vita, non lo so. È comunque una questione di. Non so come. Allora, non lo può fare. Non lo puoi fare. Guarda che non lo può fare, non. Ma perché non, cioè, vuoi dire, se tu
parli del gatto che sta in casa, ovviamente ti puoi dire scusa, fammi uscire e mi faccio una passeggiata. Però se parli del leone della savana, in cui studia il territorio, sa dove spostarsi per cercare i branchi di animali da cacciare, sta progettando cosa andare a mangiare. Cioè, penso io domani all'alba mi sveglio e comincio a cacciare, non è che vi sta via girando magari. Ma un istinto. Ma il problema è che. Ok, però c'è la progettualità in cui un senso stretto esiste. Poi la nostra progettualità è diversa nella misura in cui vivi in una condizione che ti spinge ad avere una progettualità di un altro tipo. Se tu fossi nella foresta probabilmente faresti qualcosa di molto simile a felino. Ammesso che tu riesca ad andare con il vostro scartello e cacciarlo. Quindi, ammesso, non lo so. Ah, mangeresti al vento. Vabbè, comunque secondo me è complesso. No, perché allora. Nel piccolo scudo del ragno si costruisce la tela e anche così. Sì, no, potremmo fare miliardi di esempi che dimostrano qualcosa sugli animali di sconvolgenti. Il problema qui è quello con cui vorrei uscissimo stasera, è un dubbio, non una certezza. Cioè, è il dubbio che io vi voglio istigare, è questo. Cioè, noi non sappiamo niente degli animali. Ma la cosa più brutta di non sapere niente degli animali è che pensiamo di sapere tutto e pensando di sapere tutto li dominiamo come se fossero degli oggetti. Qui ci sono almeno 3-4 livelli di perfidia e cattiveria che sono la presunzione e l'ignoranza, cioè noi non sappiamo niente, non abbiamo voglia di documentarci sul loro mondo, ma non solo, lo banalizziamo. Ad esempio tu cosa hai detto? Dica a un gatto pensa. Ma tu ci hai pensato mai a quello che è il mondo mentale di un gatto, a come funziona un gatto, a che hai vissuto mai osservando un gatto, non semplicemente regolandogli la lettiera o dandogli da mangiare, ma osservando quello che sta facendo. Ora, il problema qui è, il problema qui è, pensiamo di più agli altri animali e cerchiamo di capire che non esistono gli animali, esistono gli individui, che è un'altra cosa, ok? Nel stesso momento in cui non esistono i neri o gli ebrei, ma esistono delle persone che hanno sofferto per una tragedia che si chiama Shoah e che non hanno sofferto in quanto ebrei, ma hanno sofferto in quanto individui che hanno perso i loro figli, che hanno perso le loro mogli, che hanno perso molto della loro soggettività. E un animale è la stessa cosa. Quando nasce un figlio di una mucca e gli viene immediatamente tolto di fronte agli occhi, lì ci sono studi su studi che dimostrano che ci sono patologie che si sviluppano in questi animali, pianti continui, e che fino a quando sono tenuti vicini all'interno dei macelli si chiamano tra di loro piangendo. Ora, ammesso pure che questo non ti convinca perché potrebbe essere istintuale, tu hai idea del mondo di sofferenza che c'è là dietro. Io oggi non spero e non penso che ognuno di voi esca di qui e non mangi più animali o che vada in giro a fare il profeta in patria, però spero almeno che abbia il dubbio di non aver mai riflettuto sugli animali e di non aver mai riflettuto su tutto quello che c'è dietro, su quanto è complesso il loro mondo, su quanto lo banalizziamo e su quanto ne abusiamo, perché l'abuso più grande dell'uomo non è soltanto quello di massacrare gli animali, ma è l'abuso del demiurgo, li crea e li ammazza. E guardate che lì c'è la crudeltà più sofisticata che potete immaginare. Pesco. No. Non una domanda, da ignorante di questa logica di pensiero che io proprio non posseggo. No, volevo che tu mi spiegassi per favore questo concetto che tu hai di crudeltà cattiveria, perché secondo me sono estranee, tipo anche sia al gatto che all'umano. Cosa? Questo concetto di crudeltà. Strano, nel senso che cioè anche questo è legato tipo ad una condizione sociale. Culturale, dici? Sì. Possibile. Cioè, lo accetterei senza problemi che è legato a una cultura. Cioè io sono convinto che l'umano abbia uno sviluppo e che è percorso alle società, alle culture, che ha vissuto quello che oggi noi riteniamo crudele, mille anni fa non l'avrebbero potuto ritenere perché c'erano condizioni molto diverse che li spingevano a pensare molto di più alla condizione della donna piuttosto che alla condizione della persona di colore, piuttosto che alla condizione del malato mentale che non aveva alcun tipo di dignità, che poi è andato nei manicomi e poi c'erano state delle battaglie. Cioè, il fatto è che qui siamo convinti che nulla è già scritto e la crudeltà non esiste probabilmente come un concetto a priori. Il fatto è che noi abbiamo sicuramente uno sviluppo morale. Basta guardarci indietro e vedere che nonostante continuiamo a fare tutta una serie di tozzerie, abbiamo cambiato molto, ma molto, dei nostri sistemi di regolamentazione, dei diritti umani e quant'altro, perché c'è stato un progresso etico enorme. Questo progresso etico credo che adesso debba coinvolgere anche gli animali. Poi è chiaro che crudele intuitivamente, tu definiresti crudele quello che ha fatto l'attentato in Norvegia oppure no? Che è andato lì e ha sparato tutti i socialisti che c'erano nell'isola? No, perché è pazzo. No, ma
ma scherzi. È una battuta, non la faccio. Vabbè, dico. Non la provo neanche. Vabbè. No, vabbè, ma anch'io il fucile adesso scendo e sparo. Però, no, non scherzo, ce l'ho per me. Però, non... Guardo anche al gruppo così che la ragazza ha detto, no, perché il gatto è crudele, lui massacra l'uccellino solo per disturbarlo, ma non lo mangia. Per me, cioè, io... Vabbè, non lo definirei neanche crudele, quello che ti sto dicendo è... Perché ti ho fatto l'esempio del norvegese? Perché entro quei parametri lì, in quella società, con dei paletti etici molto forti, era quantomeno dubbio che uno potesse... affittarsi un fucile e andare a sparare a tutti quelli che erano in campeggio lì. Quantomeno il dubbio che quello non fosse giusto si sarà venuto anche a te, che sei anticonvenzionalista, che sarà venuto. Se no non ci sarebbero eliminati nessuno. Ok? Quindi dico, è chiaro che bene e male sono delle categorie che sono storiche, quindi in un periodo storico riteniamo bene una cosa, in una, magari tra 2000 anni saranno tutti vegani e parleranno di noi esattamente come parlavamo 80 anni dei nazisti, capito? Dicevano, come facevano a massacrare gli umani senza accorgersi che quelli erano proprio come loro, soffrivano come loro, ok? Ma magari un giorno diranno, e questa è una frase tipica di alcuni pensatori, che dove eravate voi mentre massacravano gli animali? Dove eravate? Che facevate? Quindi non è un pensiero limite, insomma. Pensiero? Limite, come hai detto prima, cioè stiamo rifugiando sul cuscinetto del pensiero limite che è fra... 100 anni. Certo, infatti questo è un caso limite, ma io oggi ho fatto tanti di quegli esempi non limiti che uno non lo posso fare per sbaglio. Cade numero 5, alzi la mano. È il capo, è ancora tu. No, chi è il 5? Forse io però io non mi forse potrebbe essere veramente una buona ragione il vero bisogno, la sopravvivenza. Nessuno solo ricorda. Sì, no, io abbiamo scambiato come questo. Penso che a questo un pochettino abbiamo discusso, no? Cioè, sulla necessità fa virtù, io ti risponderei così. Diciamo che qui nessuno ha necessità, nessuno ha virtù probabilmente, però. Ma infatti c'è cioè, la mia. Allora, il fatto è che io non ho mai effettivamente tutto sul. Cioè, ho avuto dei principi di riflessione, però rifletterci veramente non ci ho mai riflettuto tutto. Appunto in questi principi di riflessione sono arrivata forse alla conclusione che forse l'unico motivo per cui noi in questo momento, cioè noi forse potremmo effettivamente evitare di mangiare animali perché possiamo sopravvivere con tutto il resto, ma se non so, una tribù ad esempio il caso della tribù è un po' isolato, cioè più che altro sì. Il caso della sopravvivenza nel senso quello che dicevo qui sulla deserta la deserta è un'altra e lì te l'ho detto, cioè lì poi bisogna vedere cosa sceglie il singolo in quel contesto lì, cioè noi qui stiamo criticando un apparato istituzionale che fa degli animali la sopravvivenza della società, il massacro degli animali e quant'altro, stiamo criticando la predazione o la sopravvivenza, cioè bisogna stare attenti alla critica, qua non stiamo dicendo che per sbaglio puoi ammazzare un moscerino o una mosca camminando, andando in macchina, ok, quello può capitare, così come diciamo tutti che è sbagliato uccidere gli umani. Poi c'è sempre il pazzo che va e spara, no? Cioè non è che qua stiamo cercando di limitare tutti i casi possibili, di tutte le persone possibili, sparsi in tutti i posti più strani, ma stiamo dicendo, ci sono delle società che si basano su una forza che non chiede nulla in cambio, che è il massacro degli animali, che è la forza lavoro per eccellenza, no? Tu li massacri, ti prendi la carne, lo stipendio non glielo dai, li ammazzi, ok? Quello lì si erge un sistema economico mostruoso sopra quelle cose, ok? Il sistema sanitario, delle amministrazioni e quant'altro, il sistema del cibo, la benzina diesel è raffinata con grasso di mucca, la carta da parati è fatta con grasso di maiale, cioè voi non avete, le pellicole delle macchine fotografiche sono fatte con grasso di maiale, voi non avete idea di, è ovunque, cioè lo specismo permea tutto quello che potete guardare, quindi cioè, qualsiasi cosa deriva in qualche modo dallo sfruttamento animale, quindi tanto del surplus economico che abbiamo, del benessere economico che abbiamo avuto, l'abbiamo avuto sulle spalle della sofferenza degli animali. Forse adesso possiamo farne a meno, è arrivato il momento di tornare in qualcosa. Questa è la cosa che io vi chiedo, quantomeno. Tu vuoi dire qualcosa da un sacco di tempo, secondo me, però? Io? No? Ti vedo che ti muovi un po' incazzato. No, non sono incazzato, però per alcune cose mi piacerebbe una risposta. Cioè, per esempio, il fatto che tu del caso limite in cui per mangiare uno uccide il coniglio. Insomma, questo avrebbe dovuto giustificarlo. Allora, io non ti ho detto giustificabile, io ti ho detto che in quella condizione X, in cui c'è una persona che si trova in quella situazione, cioè sarà lui poi padrone di se stesso, inserito in un suo conflitto di valori e tutto, ma io non posso normare o pensare di normare
una persona che si trova su un'isola deserta. Io sto facendo una critica alla società che uccide, sfrutta gli animali in modo istituzionalizzato. Ma cioè, mi è capitato di vedere su internet i macelli, per esempio, no? Sono chiaramente cose per urtano, sì. Effettivamente. Beh, è già un passo avanti che tu ti sei urtato, qualcuno non si urta per esempio. No, sì, beh, è difficile comunque, ma di forza, no? E viene da dire che quello di far crescere gli animali come fossero delle cose e poi fare, e quindi essere proprio il demiurgo e poi mangiarli, quindi proprio come se fossero delle cose e basta, è una cosa che trovo sgradevole. E quindi sono d'accordo. Però pensavo anche, forse non è più parte della nostra società, no? Però secondo me... Ti ho capito, il ritorno all'allevamento come era una volta. Esatto. Penso, per esempio, avevo letto un libro così, me l'ha regalato, l'ho letto, parlava di, è famosa, come si chiama, sotto Corona si chiama, che parlava, lui fa strutture di... quello che sta sulle montagne, esatto, lui, esatto, lui. E lui diceva che faceva le sculture, lui era uno scultore di legno, no? Sì, fa sì. Sculture di legno. E quindi diceva che lo invidiava tantissimo la deforestazione, la distruzione dell'ambiente. Però lui stesso, quando decideva di fare una scultura di legno, andava nel bosco, parlava con la pianta, la rispettava, vedeva già dentro quello che a cui poteva servire a lui, che poi in realtà poi era fare una statua. Era di granito, ci uccideva il blocco di pietra. Sì, sì, beh, più o meno c'era questo discorso. Lui vedeva già nella pianta la compassività. Ok, e quindi il contadino che alleva il maiale, e tutto sommato secondo me questo è uno stile di vita che adesso non abbiamo, ma qui io spero. No, guarda, sta tornando a Milano, ci sono delle iniziative, esatto, che noi contestiamo direttamente. Zero, secondo me, cioè, la Via Lattea si chiama a Milano, è un'iniziativa dell'Expo 2015. Io vedo che in una logica del genere, in cui c'è un rispetto per l'animale, che viene, non so, non si può neanche tanto scindere, tu non hai premesso all'inizio che siamo partiti dal fatto che siamo tutti atei, perché sennò uno dice, mio Dio, mi dice... Il mondo quale? È tuo, fanno quello che stiamo. Sei sicuro tu? Tu la Bibbia l'hai letta bene approfonditamente? Abbastanza. Ok, e quindi tu hai dei punti esatti in cui Dio ti dice uccidi gli animali, no, e mai trovato gli punti dice, esatti, guarda, dice di cioè, uccidere gli uomini. Mette chiaramente, dà chiaramente all'uomo in mano il mondo, no? Che modo lo dà? Quello che vuole. Il mondo fanno un po' quello che vuole, non lo dice Dio, un linguaggio troppo da strada, cos'è che gli dice? No, è a quel punto, quello c'ha le ricerche e poi mi sono venuto in mente. No, la Bibbia l'hai letta tanto. Cioè, facciamo uno sforzo tutti quanti di ricordare quello che abbiamo letto. Non ti viene in mente. No, okay, allora. Prima l'ho letto, più volte okay. Che ho fatto l'età di scoutismo. Nel senso, io sto paralizzando, brutalizzando apposta. Nel senso, attenzione a parlare Dio e non Dio, perché che il Vecchio Testamento è la cosa più contraddittoria che esiste. Ci sono dei punti, dei punti in cui si spinge apertamente al veganismo e dei punti in cui Mosè va a prendere i comandamenti su il cespo infuocato, gli parla, che sarebbe Dio, tramite il cespo infuocato, gli dà le tavole, torna giù e gli hanno ammazzato tutti gli amici. Quindi attenzione a prendere ad esempio la Bibbia, capito? No, cioè direi, emanciviamoci dalla Bibbia e parliamo dei allevamenti estensivi. Sì, ma no, stavo parlando di come si dice, fattore culturale, insomma, che non si può prescindere, quando parlano paese che vai, cibo che trovi, anche quello è legato alla religione, al cibo, a norme di buon senso che sono scritte nei libri sacri, tutto sommato. La tua domanda è se ci fosse un sistema di allevamento che rispetta gli animali. Ok, secondo te un allevamento può rispettare gli animali? O qualsiasi tipo di allevamento? Allora ti faccio questo esempio, ok? Io ti ho detto prima, tra l'uomo e l'animale non c'è alcuna differenza morale. Ok? Se voi avete degli esempi per cui secondo voi c'è una differenza morale, fatemeli, perché se non me li fate, a quel punto lì a cascata vi arrivano tutta una serie di ragionamenti, per cui potremmo nobilitare per esempio l'allevamento estensivo, educato, di bambini. Sì o no? Adesso non riesco a dare una premessa. Questa corona non è tanto chiara per me, perché se tu mi intendi per differenza morale, io non riesco. Allora, differenza morale significa... Differenza morale significa questo, significa che la mia vita o la vita di un umano qualsiasi vale più della vita di un maiale qualsiasi o di una mosca qualsiasi o di una scarafaggio qualsiasi. Io ti posso dire sinceramente e personalmente che la mia vita
per me vale più di molte altre persone, perché è la mia, la persona di altre persone, senza entrare nel discorso animale. Ok, ma nel senso, però, nel senso giochi sporco, capito? Ci metti il pronome personale, no? La mia vita, è come se ti dicessero uccidi tua mamma o un cane, tu dici oh, mia mamma non la ucciderei mai, mia mamma o un cane, però se ti dicono, e lo dicono alcuni come particolarmente no. Al cane, uccidi il tuo cane o una persona, dici ma ancora la persona, no, no, cioè, stiamo attenti a quando utilizziamo i pronomi. Infatti, no, per carità, se no. Sto dicendo che comunque io, o lui, o chiunque altro, penso che si trovasse su un'isola deserta con me. E dovesse scegliere se vivere lui o io. Ti ammazzeremmo tutti. O esso o lui, o io. Io penso che comunque chiunque esso sia, qualsiasi cosa esso sia, cercherebbe di sopravvivere a me. Sì, ma infatti il discorso che dicevo prima, però vedo ma che c'è sempre il discorso in generale, cioè non è la mia vita vale più di quella di un maiale o la tua vita vale più della mia, ma c'è un argomento per cui, rimaniamo per cortesia a te, per cui la vita di un qualsiasi essere umano valga più di una qualsiasi maiale, un argomento è una cosa per cui... Io non ti posso dare un controesempio, io un controesempio, il fatto che la tua vita valga più della mia te lo trovo, me lo devi dire, perché vali più di me? Dammi un motivo. No, non te lo do. Esatto. Vabbè, se vuoi dare un cenno, facciamo, vediamo se cioè, non è quello. Se vuoi facciamo a cazzotti, vediamo no, vince, però non è no. Quel fine. No, sto dicendo che c'è una minaccia, però che tu hai picchi e sopravvivi. No, no, sto dicendo. Sto dicendo, non, lui ha fatto una domanda, secondo me, sensatissima, che è quella degli elementi estensivi, che in questo momento uno dei classici temi che si propone della salvaguardia animale. È chiaramente un falso problema, perché chi propone questa cosa innanzitutto è, non mi addentro troppo anche perché non sono capace, l'allevamento biologico può esistere solo se ci sono degli allevamenti intensivi, però per motivi economici, per cui la carne è un bene di consumo di tutti i cittadini. Se la carne diventasse un bene di consumo soltanto per un'elite che è in grado di permettersi la carne degli allevamenti biologici, tu non hai idea di che casino scoppierebbe. Pensaci. Cioè è una battaglia al proletariato che è una violenza assurda, cioè la carne se la compra solo chi la può comprare al biologico. Questo è un esempio, è una risposta che a me non piace dare perché non mi interessa niente, io la vorrei pulire del tutto, quindi fatti sto conto. Però quello che ti dico io è, puoi concepire un allevamento biologico come etico solo se per te la vita animale ha un valore non etico. E allora per venire incontro alle mie istanze in cui ti dico smettiamola di uccidere gli animali, tu mi dici no dai, uccidiamoli, però con rispetto parlando, cioè, ammazziamolo, ma cioè, guardiamolo negli occhi mentre lo uccidiamo. Il distinguo c'è perché mia nonna, certo che c'è il distinguo, mia nonna, è più grave, che appartiene a un'altra cultura, una cultura contadina, le ammazzo le galline, cioè io la gallina non la ammazzo. Vabbè, ma non so come dire, cioè, non è che se non so neanche coltivare la carota. Ma sbaglia tua nonna, non è che non è, non è il problema, non è che tua nonna lo faccia. Cioè, i nostri bisnonni. Allora se io. Allora, no, posso un compromesso, un secondo. No, però devo rispondere, però sennò cosa accade. Vai. No, quello che io penso è che allevare con rispetto, non allevare con rispetto, un allevamento con rispetto sarebbe allevare un animale, farlo crescere e quando muore tu lo mangi. Questo sarebbe allevarlo con rispetto. Eh no, vuol dire. Una volta si faceva queste cose, si faceva questa cosa, se l'animale non muore di malattia e muore di vecchiaia lo puoi mangiare anche. No, non mangi un animale che muore di malattia, quello che io sto dicendo che sarebbe, è un discorso finto. Andiamo dire, però. Allevare, okay, è un allora. Discorso finto dire allevare un animale con rispetto. Certo, se lo picchio ho un tot di rispetto, se invece lo carezzo è un po' di rispetto, ma c'è poco rispetto, infatti c'è poco rispetto comunque. Allora, facciamo un secondo, però tra 5 minuti dobbiamo andare via, lo dicono possiamo star su a chiacchierare quanto vogliamo. Dai piani alti ci dicono così. Lei voleva dire una cosa, sono state dette delle cose a cui vorrei rispondere, però magari non lo faccio. Allora, in base a quale principio? In base a quale principio, e due ore che parlo, pensavo che si fosse capito che è lo specismo, il pregiudizio. Se tu abbatti lo specismo, perché come si dice? Cioè, io non riesco a capire se tu sei, perché mi incuriosisce. Nichilista nel senso nobile del termine, nel senso che per te non esiste giusto o sbagliato, ognuno può fare quello che vuole, non ci sono principi morali, quindi nel senso che adesso prendo, ti riempio di botte e ti ammazzo e tu dici vabbè l'ha fatto e
quindi accetti questo tipo di etica, e allora a quel punto lì il discorso sbalza da un'altra parte, cioè tu diventi uno degli individui che una società in quanto si costruisce deve isolare, quindi è un problema diverso, perché mini dalle fondamenta, no, c'è poco da ridere, no, c'è poco da ridere, perché le nostre società si sono costituite isolando la violenza e poi producendola nei confronti degli altri. Ma tu non pensare che in società puoi andare in giro a dire qua ognuno faccia quello che vuole, giusto o sbagliato, che se, chi se ne frega, ammazza tu, se sei più forte ammazza io se sono meno forte. Cioè, se tu non trovi un argomento per cui un maiale vale più di una persona e viceversa, così come io non mi posso uccidere le persone, tuo nonno non si può uccidere i maiali. Quindi in base a quale principio sbaglio tuo nonno e ti ho risposto. Poi però magari tu mi dici, per me non c'è giusto e sbagliato, ognuno faccia quello che vuole, però tu lo dici perché sai che nessuno qua fuori ti sparerà all'improvviso, e c'è un principio di tutela che ti permette di andare in giro tranquillamente, e credimi, nessuno ti sparerà stasera fuori, anche se fai quella faccia, perché c'è una società che ti tutela. L'allevamento estensivo, se ci pensate, è molto più crudele, e la crudeltà sta in questo: tu inganni l'animale e poi lo uccidi, cioè lo cresci in un'apparente libertà, ok, e poi lo ammazzi. Riproposto lo stesso esempio con gli uomini, vi farebbe inorridire, ok? Se noi avessimo fatto degli allevamenti estensivi di lager ebrei, sarebbe andato bene. Non vi inorridite, perché guardate che io vi sto facendo la domanda apposta. Se li avessimo allevati con dolcezza, anziché fargli le docce in modo terribile o separandoli, ma poi alla fine li avessimo ammazzati lo stesso in onore della razza, ok? L'avremmo fatto. Guardate che la razza e la specie sono due modi diversi di far male a qualcuno. Le specie e le razze esistono perché ci sono il razzismo e lo specismo. Cioè, stiamo attenzione. Ma magari tutto questo succede. Adesso un po' parla lei perché sembra. Ci sono società che hanno, diciamo, vegani o vegetariani? No, credo. Vegetariani, nessuna parte del mondo. Vegetariani credo di sì, c'è qualche esempio vabbè, vegani ci sono in alcune parti in Tibet, ci sono i monaci tibetani che hanno delle mini comunità per cui sono vegani. Credo vegetariani ce ne siano un po' di più, però non saprei fare gli esempi, mi sono preparato, diciamo. Quindi non c'è nessuna cultura in una certa zona del mondo che abbia. Ho appena risposto, credo di sì, ma credo siano culture minoritarie, cioè molto minoritarie. C'è le comunità di monaci Shaolin, tibetani, non so, viaggeranno intorno a 100-150 persone. Sono molto ridotti. Sì, cioè ci sono anche Hare Krishna, cioè non è che gli esempi li possiamo fare, sono sempre connessi però a un qualche motivo religioso, e quindi non c'è una vera riflessione etica, razionale, ma c'è esattamente l'opposto di quello che diceva lui, il Dio dice di non mangiarli, e a quel punto lì è sofisticata fino a un certo punto la cosa, perché te lo hanno imposto. No, io non so più. Tu quando mi hai detto questa parola io non la conoscevo, ho fatto finta di conoscerla. Comunque tra 10 anni ci sarà un incremento enorme. No, credo, questo non lo so. Sicuramente andiamo già a vedere. Diciamo che possiamo contribuire tutti stasera all'incremento. Basta che ognuno pensa a se stesso. E se qualcun altro vuole dire qualche altra cosa, non mi sa che dobbiamo. No, continuiamo a parlare sua, anche, nel senso così andiamo a distaccare. Io volete riprendervi le domande. Leggere un paio, per porti a casa. Il mio Dio dice che il mondo è a mia disposizione, questo sei tu. Sei un genio. E poi c'è scritto provocazione tra parentesi. Sono usciti degli elementi di. Questo è lungo. È giusto mangiare carne per una dieta equilibrata, e perché non ritengo che la superiorità dell'uomo rispetto all'animale così amorale. La dignità che un uomo è paragonabile a quella di un maiale. Questa avremmo dovuto leggere. Questa era simpatica la discussione, ma non c'è più tempo. Però anche il mistero equilibrato avevo un po' specificato anche la mia. Cioè, è sostituibilissima la carne, però comunque. Sì, ho capito, prima ho sentito una ragazza che ha problemi, non può mangiare. No, ok, che ha problemi. Ok, il caso limite. Cioè, è ovvio che. Cioè, qui non siamo testimoni di Geova, io ci tengo a spiegare questa cosa, nel senso non stiamo. No, è importante questa cosa, cioè non siamo qui con il libro nero in cui diciamo se non si fa questo, mamma mia. Cioè qui stiamo cercando di capire fino a che punto sia possibile ragionare su delle cose su cui sfido, sono sicuro, quasi nessuno ha ragionato fino in fondo, se no non uscirebbero parole come l'animale per dire tutto ciò che non è umano, nessuno penserebbe che un animale non pensa senza neanche essersi documentato, nessuno penserebbe che il cristianesimo è una religione specista al 100%, perché vi assicuro che non lo è, e probabilmente anche il fatto che la dignità di un animale non saprei cosa sia, e non saprei perché la sua dignità sia inferiore alla mia. Anche poi secondo me c'è un po' il rischio di personificare troppo l'animale. No, proprio quello, non renderlo. Cioè la potenza di questa cosa è capire che sono diversi da noi, e
proprio perché sono diversi noi dobbiamo rompere le palle, non perché sono simili a noi. È qui la differenza. Cioè io parto da un presupposto diverso, che secondo me l'uomo è comunque superiore all'animale. È un presupposto, ma è, sì, il presupposto è parente di pregiudizio ed è parente di non giustificato. Qual è l'idea per cui l'umano è superiore? Perché io sull'umano so, cioè ad esempio non so se l'animale pensa, non so se ha dei sentimenti. Ma io, quello che ti ho detto prima però è che non abbia dei sentimenti, attenzione, però dico, ammettiamo, ammettiamo che non pensi, ammettiamo che non parli. Tutto ciò è morale o è un altro piano? Quello che ti dicevo prima, cioè non è un argomento morale dire che non pensa, perché ti faccio l'esempio, ci sono dei casi limiti negli umani, ok? Che non sono limiti nel senso che me li sto immaginando, nel senso che io ti porto in un ospedale in cui ci sono dei reparti, e limite nel senso che facciamo 100 metri e ci andiamo, questo è il limite, in cui ci sono delle patologie gravi per cui hanno difficoltà di linguaggio, non riescono a pensare, non riescono a ragionare, non hanno una teoria della mente superiore, poi lì ce li mangiamo. No, il concetto. Vi aggiorno un attimo, allora, volendo, se volete, se volete leggere un altro paio, no, se vogliono loro, a continuare, cioè, ci danno ancora massimo mezz'ora, però in questa mezz'ora ogni tanto passano a prendere le robe. Va bene, ma poi va bene, e allora ti rubo solo 2 minuti per anticipare che il 10 novembre, che lo ricordo. Io non ho la locandina, sei tu che parli. Il 10 novembre ci sarà il secondo incontro in cui parlerò io, e il titolo dell'incontro è "A impatto il mio piatto". Tutti gli incontri sono delle domande, come ha detto bene Leo, cioè noi ci facciamo delle domande, cerchiamo di rispondere assieme, ma fondamentalmente vogliamo uscire di qua con altre domande, quindi sarà comunque un incontro simile a questo. E non quello... dire nessuno se dici così, dai. No, quello che cercheremo di fare è vedere insieme se possono convivere o se ci sono delle grosse contraddizioni tra tre dei principali motivi per cui si può adottare una scelta di vita vegetariana o vegana: la salute, l'ambiente e gli animali. Come possono vivere insieme questi tre motivi? E dal punto di vista filosofico, argomentativo, ce n'è uno più valido? Sono in contraddizione? Cercheremo di vederlo. Lascio continuare voi, avete ancora un zetto, poi io sono qua. Quello che dicevi tu, se puoi continuare, perché in realtà c'è, nessuno di noi, quello che diceva Matteo un'altra volta, nessuno di noi ha la verità in tasca, lungi da me pensare di averla io, non credo proprio. Quello che tra l'altro io adesso sto dicendo è figlio di qualcosa come 50 anni di dibattito, in cui la prima perplessità che c'è stata è stata quella di capire se gli animali pensassero, ragionassero, parlassero, avessero cognizione del mondo. E i primi animalisti, filosofi, sto parlando di mostri sacri che insegnano a Princeton, quindi non il tizio caso, la prima cosa che hanno avuto a cuore è stato vedere in che cose gli animali ci assomigliassero e dire se ci assomigliano in certe cose li rispettiamo. Quindi quello che stai dicendo tu non solo non è banale, ma è figlio di riflessioni che il fatto che si sono venute così ex abrupto la prima volta è più che significativo. Quello che io ti dico è: sì, ci sono molti argomenti che adesso potremo sciorinare per farti vedere dei casi che non ti aspetti, in cui gli animali hanno una cognizione del mondo spaventosa, in cui hanno una teoria della mente, in cui sono in grado di fare delle cose meravigliose che tanti umani con patologie non sono in grado di fare, e dunque se il parametro è quello, il ragionamento porterebbe a mangiare gli umani con patologie e non mangiare gli animali capaci, e ovviamente nessuno di noi vuole questo. Ma il secondo livello di questo dibattito è stato quello di dire che importanza ha che si parli, si pensi, si faccia un 2 più 2 o che si sappiano fare i Picasso per avere il diritto di vivere. È questo che noi chiediamo a una persona quando la vogliamo far star bene. Gli chiediamo se è in grado di disegnare Picasso, se sa fare le... A parte che io non so quanti sono in grado di fare le equazioni di non so quale grado qua dentro, o di dipingere Picasso, o di fare chissà qualcosa. Noi ogni tanto ci ancoriamo a dei geni della nostra umanità e diciamo, ma l'uomo è in grado di dipingere la Gioconda? No, Leonardo, non l'uomo, io non la so fare. Cioè, stiamo attenti anche ai geni che prendiamo come punti di riferimento, secondo me, perché bisogna stare attenti, secondo me, bisogna riflettere un po' di più su alcune cose. Poi, dopodiché, ognuno è libero in questa società che rende lecito lo sfruttamento e l'uccisione degli animali di pensare quello che vuole. Quello che io spero si possa riuscire a pensare tutti è che non solo giusto non coincide con legale, ma molto spesso legale coincide con ingiusto. Quindi stiamo attenti a ciò che è giusto fare e ciò che è legale fare, perché la legge permette di fare delle cose non sempre bellissime. E la morale è una cosa diversa dal diritto. Assolutamente, ce lo insegnano bene, cioè,
al diritto penale, ad esempio, tengono bene a dire, ci tengono bene che la morale è una cosa e il diritto è un'altra cosa. E credo che sia perché se no si dovrebbe dire che, per esempio, so, un cattolico estremista potrebbe magari fare una legge. No, caro. Il senso è appunto che sono due cose ben diverse. Però comunque questo è anche, vabbè, leggo la domanda, no? Ah boh, numero, perché ci sono state, magari se qualcuno alza la mano e c'è qualcosa di cui proprio non abbiamo parlato, che lui ha scritto nella domandina, che è un punto che proprio non si è toccato, lo dica, ma sì, magari non rimane sommessa tutte le cose. Numero 14, perché è giusto mangiare gli animali? Per me è giusto mangiare gli animali, perché sono buoni. E sono stato. Vabbè, ci dovevamo arrivare. Io credo sia Matteo. Credo sia Matteo. E sono stato abituato culturalmente a un gusto che è parte ormai inscindibile dei miei piaceri della vita. Ma qui sta dicendo. Sta dicendo ovviamente una vera provocazione questa, per ovvi motivi, perché sennò è da schizofrenico. Cioè, ti dice che è giusto perché gli animali sono buoni. Questo significherebbe, inutile anche che ve lo dico, che se l'uomo è più buono di un animale sarebbe più giusto mangiare un uomo. È possibile, tra l'altro, io non lo escluderei. Almeno Hannibal diceva che erano saporiti. Magari c'era ragione. Leonardo, posso darti una domandina? Perché sono curioso di questa domanda. Però non è personale. In che senso? No, scherzando. Ah, ok. Stavo dicendoti, in passato io sono stato, diciamo, un sostenitore del vegetarianesimo, a seconda. E mi sono sempre imbattuto in persone che, volendo essere in maniera ostinatamente polemica, mi dicevano, ma sì, ho capito, ma io non so se l'animale, come giustamente tu mi fai notare, soffre, pensa e compagnia. Soffre, pensa. Però alla stessa maniera non so neanche se la carota soffre o pensa. Certo, anche qua penso che qualcuno l'ha scritta. No, no, io non l'ho scritta. Però l'hai scritta, però immagino che sia venuta. Ah, immagino di sì, che tu come rispondi a questo? Cioè, come potresti rispondere a questo? Ma ci sono due modi di rispondere. Il primo modo di rispondere, che è un modo che non fa ricorso all'etica, ma fa ricorso al buon senso, è questo. Se questi tuoi amici hanno a cuore anche la sorte delle piante, o pensano che anche le piante possono soffrire, o pensano che comunque non ci sia differenza tra le piante e gli animali, sanno benissimo che gli animali sono allevati con le piante, nel senso che allevati mangiando piante, cioè mangiando piantagioni di soia enormi, e che quindi tutte quelle piante che potremmo mangiare direttamente noi vanno prima a loro, lo sfruttamento è doppio, mangi gli animali e ti mangi anche le piante che loro vorrebbero tutelare. Discorso utilitarista, nel discorso utilitarista, e questa già hai risposto, e diciamo uno e palla al centro. Eh no, perché il loro obiettivo non è quello di dimostrare che le piante hanno un'utilità. Infatti il tuo obiettivo è dimostrare che non ce l'hanno. No, il loro obiettivo è quello di smontare la tesi secondo la quale noi non dovremmo mangiare. E tu, in questo modo, cosa gli dici? Gli dici, ammesso non concesso che soffrano tutti, perché il loro problema non è che non soffra nessuno, ma che soffrano tutti. Perché se non soffriva nessuno non ti ponevano queste domande. Ok, quindi tu gli dici, ammesso che soffrano tutti, sì, siccome proprio perché secondo me soffrano tutti, ma magari non lo pensi neanche. Credo che soffrano meno per meno, esatto, individui, diciamo. E in quel caso lì è un argomento che accetteremo tutti anche in caso. Però è un buon nazista, mi concederai, scusa. Cioè, sono nazisti che sa che vogliono far soffrire tutti, io cambierei idea. No, no, è termine, nel senso. Ok, per quanto esempio di qua, l'altro è un po' selettivo. L'altro caso è soffre questo. Qualcuno e gli altri possono venire. No, il problema qua è, posso limitare la sofferenza, per farlo l'unico modo che ho è mangiare le piante, perché mangiando gli animali mangio anche le piante, perché gli animali sono nutriti con le piante. Non è questione di nazismo o non nazismo, è oggettività. Gli animali non è che gli danno a mangiare l'aria fritta, gli danno delle piante in cui disboscano intere zone del pianeta in cui fanno delle piantagioni intensive di soia, che vengono date agli animali, e poi noi mangiamo gli animali. Ambientale, diciamo. Non è solo un danno ambientale rispetto a quello che ti hanno detto loro, però aiutami. Cioè, se loro hanno a cuore anche se potenzialmente le piante soffrano, siccome loro mangiano le piante e tu mangi gli animali, hai mangiato sia le piante che gli animali, e ammesso che soffrissero tutti e due, hai fatto soffrire tutti per non fare soffrire alcuni. Quello è il ragionamento nazista, loro ti dicono facciamo soffrire tutti. Tu gli dici no, ammesso che soffrano tutti, almeno risparmiamo qualcuno. Quindi lì, in teoria, già, il buon senso vuole che qualcosa sia cambiato. L'altro, però vabbè, vai avanti, vai avanti. No, vabbè, però, dillo perché per te no. Ripeto, nel senso che io ti sto dicendo, io mangio per i miei motivi stupidi, vogliamo. Mangio un animale perché mi piace, mangio quello e non mangio altre cose, per scelte mie personali. Ma mangiando l'animale mangi anche altre cose, è quello che ti sto dicendo, perché l'animale se ne è mangiato. Vabbè, ma quelli sono problemi che si devono riguardare, diciamo, il fatto che io sto mangiando animali. Punto. Aspetta, tu vieni a me a ritrovarmi che io mangio animali e mi stai dicendo una serie di cose tra i quali che l'animale può soffrire, che non c'è un
la supremazia morale nei confronti dell'animale, e alla stessa maniera io ti dico ok, però neanche tu mi hai stabilito che c'è una supremazia morale nei tuoi confronti, nei confronti della carota, eppure te la mangi. E io ti ho appena risposto, tu mi hai fatto la domanda che mi hai fatto all'inizio, che siccome se tu mangi un animale mangi anche le piante. Se ne fa un discorso utilitarista, comunque non, ma non è che l'utilitarismo è una brutta parola, in filosofia è una teoria dignitosissima, non è che dobbiamo fare attenzione a come trattiamo le parole, cioè se tu hai a cuore, cioè mi vuoi rompere le scatole perché mangio le piante, sappi che mangiando gli animali, anche solo animali, cioè ammettiamo che non si può vivere in quel caso veramente per mangiare verdure perché il colesterolo si spara a mille, però ammettiamo che tu mangi solo animali, siccome gli animali sono ipernutriti con soia perché nel giro di 2-3 anni devono assumere svariati chili che normalmente non avrebbero, ok? Mangi doppiamente anche le piante, quindi io mangiando solo le piante. Okay. Il secondo caso è, bisogna vedere che cosa noi riteniamo importante oppure no, cioè se noi riteniamo, e lì ci sono varie teorie, se noi riteniamo che è fondamentale per non uccidere qualcuno sia il dolore, ok? Il dolore non è soltanto quello che ha in mente qualcuno, cioè il dolore psicologico, cioè possono pensare che domani soffriranno, che la privazione dal figlio li farà soffrire, ma è soprattutto il fatto di essere dotati di sistema nervoso. Io ora non mi addentro in questo campo perché non ne capisco niente, ma ci sono dei, magari qua dentro c'è un neurologo, adesso si alza e dice ah, è cazzata, però siccome uno dei più grandi, possiamo dirlo, animalisti che conosco, di professore, fa il neuroscienziato, qualche cultura a caso me l'ha fatta passare, è un danno, cioè il sistema nervoso è una condizione necessaria per poter provare il dolore, le piante sono prive di sistema nervoso, abbiamo argomenti molto 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 ampi per pensare che non soffrono, ti dico, ammesso che soffrono, in quel caso noi siamo come i gatti, capito? Sì, certo. Poi è ovvio che io sono partito apposta dall'inizio parlandovi del vivente, di piante e animali, perché ero sicuro che poi sarebbe uscito durante il dibattito. Infatti era strano che ancora non l'avevo pescata questa, ho detto infatti quando all'inizio vi ho detto questa è una cosa e nessuno, vi ho detto nessuno mi fa un'obiezione che il tavolo è una cosa e tutti quanti è una cosa, era proprio perché la cosa deriva dall'albero che è una pianta, che ha una vita, e quindi pensavo che lì mi bloccasse dicendomi che al centro non sta il dolore ma sta la vita, no? Cioè qua stiamo parlando di un dibattito enorme, ok? Che dura da 50 anni, fatto in tutte le parti del mondo, in tutte le lingue del mondo, con persone molto più autorevoli di me, quindi ci sono sempre persone che trovano un modo per ampliare la teoria. Il fatto è che il tuo esempio non è un controesempio, ma è quello che viene chiamato un modo per ampliare la teoria, cioè vedere ancora di più il là di quello che vediamo, cioè cercare di scoprire se anche le piante possono avere un qualche parte. Io non ho dei dubbi, però potremmo scoprirlo andando avanti, non lo so, diciamo che non ci penserei adesso in cui c'è un po' di roba da fare. Del fatto, a chiedergli se lui vede un valore morale proprio più alto di quello della massa, non lo stai facendo guardare il dà di quello che può vedere, cioè lui l'aspetto morale, io ti faccio vedere la tua domanda, io non sono contadino, sono soltanto un zappatore, per lui di più diciamo, no? Siamo un zappatore, precisiamo, nel senso io ti devo chiedere cosa intendi per questione morale, certo. Infatti secondo me è per quello che ho detto scriviamo ognuno quello che pensa, perché tutto quello che sto pescando adesso l'ha pensato chiunque è diventato animalista, cioè le prime cose che dici, cioè io la prima volta che sono stato io sono diventato animalista perché ho frequentato un seminario di etica animalista, e la prima cosa che abbiamo visto era una puntata dei Simpson, si chiama Lisa Vegetariana, non so se voi frequentate i Simpson, ma Lisa Vegetariana è famosa perché il momento in cui lei smette di mangiare gli animali, ma poi alla fine nessuno se la caga, Homer la prende in giro, cioè praticamente la società gli dice sei una fricchettona, ma smettila, ma che animale soffre, gli mettono il porco a tavola, allora lei a un certo punto si mette a piangere e dice sono tutti stupidi e cattivi, io non posso vivere in questo modo senza questo dolore addosso, corre da Apu, il tizio che lattinaro, quello che prende le... e si mangia un panino col wurstel. A un certo punto Apu esce e le dice ah, tu apprezzare il nuovo wurstel di tofu? Allora, lei qualcosa, cosa c'è in quella battuta dei Simpson che molto spesso c'è molto di più? C'è l'idea che c'è un doppiatore di Apu, Sono il doppiatore di Apu. C'è un'idea che ci sia una comunità di persone sommersa in questa società che cerca di spingere con una menzione temporale in quella direzione, che Lisa all'improvviso scopre, mandando un wurstel di tofu, che non c'è solo Homer.
ma c'è anche qualcun altro, capito? E quindi io in quel momento lì ho cominciato a riflettere e all'inizio ho detto, e il pomodoro non soffre, poi ho detto, ma non potremmo tornare agli allevamenti estensivi, poi ho detto, ma non potremmo, poi a un certo punto ho detto, e ve lo dico, quello che ho detto, sono tutte cazzate, perché a me piace il salame. E a quel punto ho capito che il mio piacere personale nulla poteva in confronto al dolore di miliardi di animali. Però ci sono arrivato dopo tanto tempo, nessuno pensa di fare una conferenza e tracchete, usciamo tutti col sedano in mano. Cioè, però. Quindi hai letto riflessione. La risposta sul piacere. Sì, la tua. Ma mi spiace che te ne sei andato, tanto sapevo che eri tu. Non è piacere, per forza. E quindi hai già risposto questa qua? Sì, e non ti rispondo più. Vabbè. Non è giusto perché sono uguali a noi, qui abbiamo un talebano. Esatto, grande, va. Non è meno. No, perché ciascun essere vivente ha diritto al proprio benessere. Alla fine le stiamo pescando quelle più arde. Poi ci abbiamo, non è giusto perché il rispetto e il loro sfruttamento non può essere il presupposto del rispetto che nutro per loro. E questa non l'ho capito perché è difficile, perché sei tu infatti. No. Vuoi dire pure no, qualcosa? No, vabbè, l'abbiamo già detto. Era troppo elaborata questa, c'erano troppo tempo. Poi, non è giusto per egoismo, ci si fa del male mangiando cadaveri. Chi ha peccato? Scagli la prima pietra? Nessuno. Credo, ragazzi. Ne abbiamo finite, sono le ultime due, per curiosità magari qualcuno ha la risposta. È sbagliato mangiare gli animali perché non ha senso. Perché non ha senso? Chiedo scusa. No, l'ho scritto io, non è scusa, non potevo argomentare, nel senso, essendo come ti dicevo. Sei grande, una cosa. Cioè questo è particolarissimo. No, mi fa senso, io non mangio animali perché a me personalmente fa senso mangiare animali. Non posso convincere qualcuno per questo motivo, però posso fare quello che faccio, appunto. E chiedo scusa perché non ho argomentazione per poter. E poi ce n'è una giusta, è giusto o non giusto? Oh, finalmente la via di mezzo, che tanto aspettavo, perché tutti hanno detto che ho fatto la via di mezzo e ce n'era una sola alla fine. È giusto o non giusto? Non è giusto perché anche loro sono esseri viventi, hanno degli occhi per guardare, il naso per annusare, hanno i nostri stessi diritti di vivere e non abbiamo nessun diritto di cibarcene. Questa è Samantha, sicuramente. Ah sì? Sì, sì, questa è Samantha perché è l'unica che l'ha buttato il sentimento, quindi è andata via. Se qualcuno vuole provare a dire qualche altra cosa, se no, magari la prossima volta quando c'è Matteo ci sarà un'altra occasione per discutere, magari spero di rivedervi tutti. Grazie Leo.